bestia sta arrivando. E io sarò pronto. Ok, eccomi qua. Come al solito mi sparano addosso. Aspetta un attimo, ecco qua. Assalta il forte. Vai. Oh, Cole. È tutto pronto. La Roche e i suoi uomini sono Cristo. Riesci a concentrarti 5 minuti? Non posso sempre... Qual è il piano? Beh, dopo che avrete preso le torrette, io e i miei uomini entriamo, rivoltiamo il posto e vi portiamo al gingillo. Dispositivo di trasferimento, non gingillo. Dì ai tuoi uomini di andarci piano. Già, i miei ragazzi sono un po' scalmanati. Dio li salvi. Se ci aiutate con la milizia, l'aggeggio sarà vostro. Così lo faremo a pezzi, giusto? O ci scambieremo i poteri, no? Perché te ne esci sempre con le idee peggiori. Ok, decideremo dopo. Ora capiamo come conquistare questo forte. Come ha detto il pervertito, io e te attacchiamo insieme il lato nord, poi entro e do una mano a ripulire l'interno. Già, poi vieni con me e andiamo a seminare il panico sul Qual è il sud. Problema? Due amicone come voi non vogliono lavorare insieme? Beh, non lo so, vuoi che ci battiamo tra noi o contro la milizia? Oh, oh, posso votare anch'io, mi piace la lotta tra donne. Capisci, roba di graffi e calci, capelli tirati. Sta attento, o ti sparo. Diamoci da fare. Sì, già sentita. E tu che ne dici? Ok. Come non detto. Che sparargli lo congeli. All'interno! A questo punto. Allora, io inizierei così. Ok. Scusa, in teoria dentro non ci doveva essere nessuno. Di civile, dico. Però... mi ha dato lo stesso del karma negativo. Boh, vabbè. Prova. Oh, così durante lo scontro. Eroe al massimo. Troviamo karma ora eroe. Poteri rivelati. Fascio di saette. Ricarica saette. Ok. Sono proprio bianco, quasi bianco, beh, bianchi no, i pantaloni sono blu. Però la maglietta, un azzurrino. E dopo guardiamo, va. Guarda, questo qua è un genio. No, ecco. E porca vacca. Allora, aspettate, va. Facciamo così. Ok, consumato. Allora, cosa che devo fare? Metto fuori uso le torrette. Ah, ma quella... vabbè, intanto guarda. Poi ci abbiamo un bel mortaio. Possiamo... ma non possiamo... vabbè. Allora. Ok. Notevole, continua ad abbattere quell'artiglieria pesante. Così i miei ragazzi potranno entrare e scatenare l'inferno. Sì, è quello che stiamo facendo, non preoccupare. Spara, sono già qua. Sparo cosa? Beh. No. Caricare. Porca vacca, questo. Aspetta, vado giù un attimo. Ok. Via, aia. E poi via. Ok, qualcuno magari. Aspetta. Vai, distruggi. Ok. Madonna. C'è una fonte. Aspetta. Tengo premuto, effettivamente rimbalza. Ok, distrutta. Aia.
capisco più niente. Ok, a me manca una corretta là. Porca vacca, aspetta. Salita rapida. Ok. Oh. Dov'è? Ma dov'è la torretta, scusate? Aspetta, guarda, quello c'ha mortaio. Ma non si può distruggere. No, vola, va. Segna. Ah, ma forse è lì in basso. Ok. Ok. Torrette distrutte. Ma non si capisce niente. Silenzio improvviso. Ehi, sì. Sì, lo vedo. Il trasformatore più vicino si trova nei pressi del cantiere. Ti invio le coordinate. Ok, grazie amico. È saltata la corrente. Aspetta, vado via. Allora, intanto, aspettate un attimo. Allora, posso fascio di saette. E premuto L1 per arrivare a un devastante flusso di saetta, tipo mitragliatore? Eh sì, mitragliatore, proprio... Pam 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 pam. Beh, oddio... Non so. Poi abbiamo sbloccato qualcos'altro. No, dov'è? No. Ancora nessun razzo col triangolo, boh. Questo abbiamo preso... ok, e ricarica saette, sì, ok, adesso colpendo i nemici un po' di energia ci viene ricaricata. Ok, ero un po', c'era davanti, aspetta, il cassonetto, ok, dove devo andare? Oh, aspetta che non ho capito bene dov'è. Non ho capito bene. Oh. Segna qua. Eh no, qui non è decisamente. Ha perso la carica. Dove sei? Trasformatore. Forse qua. Non capisco, aspetta. Sto prendendolo di qua. Eccolo lì. Eccolo lì. Mizzega. Un po'. Allora, devo prenderlo da sinistra. Vado un po' su. Così. Ok. Andiamo a ridare energia. Ecco qua. No. Ancora? Aspetta. Ma se... Se usassi questo... Ah no, non l'ho preso, dai. Aspetta, va qua. Lasciano stare. Allora, dov'è? Ah, era in alto.
Ok. Eccoci. C'era un tizio qua. Distruggi, ma adesso possiamo distruggerlo. Hai già distrutto, mi sa. Ok. Siamo di nuovo in azione. Cole, tesoro, sei pronto per farli a pezzi? Mi sento quasi dispiaciuto per quei tipi. Sì. Qua fuori siamo sotto il fuoco dei mortai! Io volevo distruggerli prima, ma non mi è stato consentito. Che forse dovevo farlo per forza adesso. Allora, vai su. Vai su. Dai. Ok. Beh, non vedo niente. Tutto bene, non si aggrappa. Non si aggrappa male. Ok. Ok. Manca uno. Vai via. Vai via. Ok. Abbiamo trovato il dispositivo di trasferimento. I ragazzi l'hanno portato fuori per fare un bel falò. Sarà un piacere vederlo bruciare. Come funziona? Lo accendi, ti ci leghi bene e soffri come un cane mentre ti rivolta le budella. Il nucleo esplosivo. Su, legami. Sì. Ehi, aspetta un attimo. Pensavo che ne avremmo parlato, Cole. Vuoi un nuovo potere? Che ne dici di uno dei miei? E io prendo uno dei tuoi, eh? No. Devi ammetterlo. Ha senso scambiarsi poteri. Più forti diventiamo come squadra, meglio andiamo. Guarda com'è andata oggi. Più grande è, meglio è. No, non lo è. Ok, ascolta. Io e Nyx ci scambiamo i poteri. E poi lo distruggiamo. Prometto. No. No, se devi scambiarti poteri con qualcuno, allora devo essere io. Se scegli lei, tra noi è finita. Se scegli lei, non ho scelta, Cole. Dovrò cacciarti come un criminale. Donne. Infatti. io scelgo... A parte che quello di Nyx non si è ben capito che potere sia. Cioè, si teletrasporta e... È un po' simile a quello di Sasha, che però non mi piaceva, francamente. Invece quello di qua è il ghiaccio, quindi io preferisco decisamente il ghiaccio. Qua, siamo una bella squadra. Ok, posso farcela. Posso farcela. Sono qui con te. Dopo quello che abbiamo passato insieme, mi molli per quella puttanella prigio! Stronzo! Uno. Stavo bene prima di incontrarti, starò bene anche dopo. Due. Spero tanto che tu e quella lesbica siate felici insieme. Tre. No! 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 Sei duro! Sparate a quell'elicottero, viene per Bertrand. Il bastardo era nell'ala sud. Bertrand! Siamo un po' indeboliti. Ora l'abbiamo preso. Beh, è come se avessimo attivato appunto il quarto nucleo. Denumareku e Zik. Non ho fatto tempo a leggere, è apparso all'ultimo. Ok, spara gelo ionico. Fresco amico di Quo.
Sì, ma a parte che appunto comunque se tu sei buono con Nyx non è che hai sto rapporto, voglio dire. Con Kuo invece comunque fin dall'inizio del gioco la conosci. Comunque sparo gelo ionico e aspetta, lo sparo, guarda di qua, vediamo se, guarda così. E là. 4 vetture, ok. Civile ferito 4. Praticamente lanciamo sì un po' un ghiaccio. Esplosione letale. Sì, una fusione di granata di ghiaccio. Cosa fa? Scudo di ghiaccio. È vero che c'era anche lo scudo nel primo, sì, ma l'ho usato poco. Lancio di ghiaccio. Boh, adesso vediamo, sblocchiamo un po' di roba. Allora, la setta, ok. Esplosione letale è nuova. Con le stai una manciata di acculei di ghiaccio, quindi li scaglia contro i nemici. Beh, non è male, se ho capito. Poi abbiamo detto granata di ghiaccio. Granata che esplode generando un ammasso di acculei ghiacciati che atterra i nemici e garantisce copertura. Posto di quella appiccicosa. Farò un pensierino. Oppure lancio di ghiaccio. Colevo con una corona di ghiaccio che lo proietta verso il cielo. Vabbè, questo è utile. Questo potrebbe essere utile. Al posto di impulso cinetico non lo uso mai praticamente. Infatti. Io prendo lo scudo, ma quasi quasi non lo prenderei perché non lo usavo mai. Prendo lancio di ghiaccio. Gelo ionico. Genera una gigantesca ondata di ghiaccio. Frastagliato. Che congela i nemici presenti sul suo tragitto risparmiando i civili. Questo è utile. Almeno posso stare più tranquillo. E quasi quasi prendo quello là, questo qua, esplosione letale. Ecco. Basta. Per il momento basta così. Ok. Come missioni ne abbiamo due qua. La nave dei folli. Armi pesanti. E basta. Andiamo. Hop. Ma consuma elettricità per caso? Eh sì, consuma elettricità. Poca. Non la consuma. Ok, allora facciamo prima sta missione qua vicino. Quella barca si è fermata e ha iniziato a sparare alla folla. Li fermi tu, vero? Andiamo. Sconfiggi la milizia e affonda la barca. Sì, questa l'avevamo già fatta. Sì, è utile che faccio. Oppla, è già a volo. Poi vediamo. Come aspetta, posso fare, vediamo. No. Oppla, ecco. Aspettate, ma alla fine la granata, quindi no, non l'ho presa. No, la granata, ho preso l'esplosione, sì. Vabbè, fa niente, va bene. Tanto risparmiamo ancora e poi la prendiamo magari. Qua forse. Vediamo. Però contro. Sai che siamo a posto, vero? Sì, esatto. Ok. Adesso qua ce n'è un'altra. Aspetta, guarda, l'ho visto.
frammento. Ok. Opla. Poi qua c'era un'altra missione. La facciamo subito. Vediamo il pensiero. Quindi Nick sparisce, ma mi pare di no. No, non mi ricordo perché. Boh. Non sparare, farò tutto quello che vuoi. Eccoci qua. No. La pina sventata. Parlare, armi pesanti. Un elicottero ci tiene sotto tiro e stiamo finendo le munizioni. Sconfiggi tutti i nemici. Eccolo qua. Ma l'elicottero mi sa che è quasi andato. Sano però, forse l'esplosione è meglio dell'altra, non vorrei dire, ma vediamo se era come nel primo. Sì, ok, ricaricavi i generatori. Sbagliato tempo. Oh. Oh, l'ho distrutto, l'ho distrutto, ma manca. Ah, divoratore. Vabbè, giusto. Gli ha fatto un po' male. Esplosione di ghiaccio, oddio, che bello. Mi ha preso. Aspetta un attimo, fammi fare una prova. Cavolo, devo provare la roba ionica. Allora, ho ribattuto l'elicottero, vediamo un attimo qua, mo. Aia. Dov'è? Preso. Madonna. E in effetti l'esplosione mi toglie anche di più. La granata, perché è più istantanea. Guarda, non mi viene addosso, però c'è il divoratore a posto. Va, va. È vero che non ho la carica ionica. Divoratore un po' gli fa, però devo essere molto vicino. Aia, madonna, che portata ha sto attacco. Ancora lui. Sei.
ancora vivo, eh. Tanto mi sa che anche lo scudo contro questi mi sa che non ha molto effetto, eh. Seguono. Dai, piano piano. Madonna, non vedo niente. Dove sei? L'ho preso? È morto? Meno male. Solo lui di cui occuparsi. C'è solo 37 di esperienza per eliminare. Vabbè. Ti hanno reso più malvagio. Eh sì, due eliminazioni, due civili feriti, due civili uccisi. Vai, iniziare nel combattere, sai. Va bene, va bene. Allora, questo fatto, e direi di fare, andare a fare la nostra missione principale. Allora. Ok, eccoci qua. Non mi sento tranquillo. Caduto un elicottero. Joseph Bertrand III. Hai senso dell'umore. Ah, già quello che abbiamo preso. Non ce la può fare, davvero. Precipitato. Ehi, sei là dentro? Dove è andato? Ma che cazzo? Ok. Cavolo. Madonna. La Madonna, eh. Il re di tutti i mostri. Cos'ha questa città? Behemoth. Deve aprire il petto. Che non lo apre. Com'è che glielo facevo aprire? Oh, anche la bocca. Muori, maledetto. Suoi amici, li voglio. Madonna, no, col no, ok. Ah, cavolo, ero un po' impegnato. No, ma ce l'ho. Non sparare a me, dai. Non gli abbiamo fatto, dai. Se solo aprisse il petto al momento giusto. Vai. Ok, ok. Mi piace. Gli abbiamo tolto un sacco, eh. Ok. Ha qualcosa di ionico, no, eh? Carica ionica. Vai, vai. Ma però in questo caso la granata appiccicosa serve. Serve, perché si appiccica. Girato, aspetta.
sembra Godzilla visto da qua. devo... ce l'ha sulle braccia anche. Non solo sul petto, forse li abbiamo distrutti. Oddio. Che succede? Ma devo andargli davanti, sennò... Ecco. Un pochino, dai. Scusate, ma... voi non avete una carica ionica da darmi? Non ce l'avete. Che alito, lavati i denti. Aspetta, sì, rimpiangerai di essere nato o uscito dal cuscio. Come diavolo sei venuto al mondo? Ciao. Ah, vai di là. Aspetta. E le grida non erano niente in confronto al marcio che c'era dietro. Bertram, solo io ho visto il suo vero volto. È quello il suo potere. Può fare quello che vuole. Non mi interessa. Conosco il suo segreto e gli darò la caccia. È un potere un po' scomodo, però. Ok. Hanno reso più eroico, va bene, eliminazione 5, va bene. Ehi amico, con Bertrand a Flood Town? Immagino tu voglia andare là. Ti preparo i trasformatori. Ok, vediamo. Ah, la missione è subito qua. Ma qua è nulla? A meno che siano una di quelle missioni col pacco nascosto, può darsi, Non so se le hanno interrotte anche qua. Cioè sconfiggere i nemici della zona e poi... quindi immagino che dobbiamo andare qui. Zona nuova, presumo. Va bene.